Amici di Atti Sport 24, ben ritrovati. Nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Si avvicina sempre più la ripresa dei campionati e ci occupiamo oggi di Serie 2 maschile e in particolare di Olympic Roma. Per farlo è venuto a trovarci uno dei giovani più interessanti del panorama pallanuotistico italiano, l'attaccante mancino della compagine giallorossa, Thomas Loré. Ciao Thomas, bentornato. Ciao Andrea, grazie a tutti, grazie per l'invito. Thomas, partiamo da una considerazione a carattere un po' più generale. Sta per terminare la sosta e penso che in un giovane pieno di energie come te non ci sia altro desiderio che dire tuffiamoci in acqua perché non vedo l'ora. Però facciamo un attimo questa riflessione. Non è ancora terminato il girone d'andata, mancano le ultime 4 partite. Ma prima della sosta, uno scorcio di torneo abbastanza significativo è stato disputato. Come possiamo valutare questa parte di percorso che ha compiuto l'Olympic Roma? Sì, sicuramente siamo partiti molto bene. Parto col dire che sì, come hai detto tu, non vedo l'ora di tornare a giocare sabato, sin da sabato contro Ancona. È stata una prima parte impegnativa perché comunque eravamo e siamo ancora una squadra nuova, quindi che ci siamo dovuti reinventare, per così si può dire. E quindi magari la paura di sbagliare era tanta, invece siamo partiti bene, abbiamo concesso poco, abbiamo sbagliato, forse abbiamo perso punti magari col Napoli, poi è stato un passo falso col Visnova, troppe disattenzioni col Florenza, ma comunque ci siamo, diciamo, ripresi, una prima parte tutto sommato positiva, che ci lascia ben sperare per il posto nei playoff. Certo. Obiettivo dichiarato, ribadiamo. Sì, ormai sì. Ormai è cambiata questa? siamo lì, ci troviamo lì. E lì c'è una bella lotta, perché se parti dalle due Siamo tre. squadre a quota 8, alle Sì. squadre, a quelle a quota 10, c'è tanta gente che sgomita per arrivare lì. Bisogna guardarsi anche dietro, non soltanto tre squadre a 10, ma anche sotto a 8. È Diciamo bella che combattuta. per come si configura il torneo al momento, diamo per ipotecati i primi 3 posti e invece per il quarto ci sarà una lotta furibonda. Sì, una lotta fino all'ultimo. Ora siamo noi, Lazio e Ancona, a pari punti, però anche dietro squadre magari come l'Acqua Chiara possono sicuramente dar fastidio. Com'è cambiata rispetto allo scorso anno? Mi dicevi a microfoni spenti, siamo una squadra totalmente nuova e siamo ancora più giovani. Com'è cambiata la vostra fisionomia di gruppo? L'anno scorso eravamo, se mi vuoi passare il termine, eravamo un po' più anziani, e quest'anno siamo sicuramente più giovani. Mi sono anche stupito perché comunque siamo riusciti subito a fare gruppo tra di noi. Poi ovviamente c'è sempre lo scherzo dall'acqua, però quando si va in acqua si lavora a testa bassa per migliorarci sempre di più, perché appunto, come detto prima, siamo per tre tredicesimi nuovi. Cioè, siamo soltanto tre dell'anno scorso, quindi siamo completamente nuovi, bisogna aggiornare, diciamo, il feeling di gioco, e quindi non è sicuramente una cosa facile, che però per questa prima parte di campionato mi sento di dire che è andato abbastanza bene. Lo dicevamo prima, i primi 3 posti, le prime 3 piazze sembrano prenotate. È vero che c'è ancora più di un girone a disposizione, però comunque la Canottieri sul gruppo al quarto posto vanta 8 lunghezze di vantaggio. Invece per il quarto c'è una lotta decisamente aperta. Che cosa bisognerà fare secondo te per riuscire ad avere la meglio e andare poi a giocarsi le proprie chance in post-season? Allora, come hai detto tu, i primi 3 posti sì, possiamo dire che sono quasi arrivati, però sempre fino all'ultimo ci si può sperare. Sicuramente per arrivare nei playoff o comunque al quarto posto bisognerà sicuramente dare qualcosa in più di quanto fatto rispetto alla prima parte di stagione, perché appunto, come già detto, ci sono molte, molte squadre che ambiscono a questo posto e che ci possono arrivare tranquillamente. E quindi dovremo sicuramente arginare questa prima parte, ridurre al minimo gli errori e fare gruppo ancora di più per arrivare a questo che ormai, come detto, è l'obiettivo. Anche perché potremmo dire che paradossalmente nel torneo c'è un mini torneo per il quarto posto. Sì, possiamo dire di più.
Si torna in vasca e per voi c'è subito uno scontro diretto perché al foro italico arriva la Barbato Design Velancona. Che tipo di partita ci aspettiamo? Vado a memoria, correggimi tu se sbaglio. L'anno scorso con Ancona avete un brutto ricordo al foro italico? Foro Italico l'anno scorso abbiamo perso di uno, nonostante una brutalità a favore. Quindi sì, diciamo come se una rivincita, potremmo prenderci una rivincita personale, anche se la squadra è cambiata, però diciamo che la squadra contro è sempre la stessa. Mi aspetto sicuramente una partita tosta perché siamo sicuramente allo stesso punto in classifica. Quindi è una partita importante, molto importante, andrà affrontata sicuramente con il giusto spirito, bisognerà partire subito, sin da subito, con la giusta determinazione, la cattiveria agonistica per portarci a casa la partita, perché ovviamente, visto il posto in classifica, sicuramente l'Ancona non verrà per fare la diciamo, cosiddetta scampagnata, ma verrà sicuramente per metterci in difficoltà, con tutti i mezzi a loro disposizione. Dove credi che si potrà decidere il match? Il match sarà, secondo me, inizialmente, come tutte le partite, sarà punto a punto, credo, e secondo me verrà decisa nella costanza degli allenamenti, quindi la forma fisica, e poi ovviamente gli eventi che condizionano tutte le partite. Quindi sarà importante, buttare dentro, se così possiamo dire, i giusti uomini in più, che ultimamente, diciamo, non stiamo andando proprio bene su questo punto di vista. E appunto, secondo me la cosa fondamentale però sarà la forma fisica, per appunto arrivare lucidi al quarto tempo e quindi sbagliare il meno possibile. Chiudiamo con un'ultima battuta. Quanto sarebbe importante per il vostro percorso ripartire da una vittoria? Beh, abbiamo concluso il 2022 con una vittoria, sarebbe bello, importante anche per la classifica, una vittoria, ma soprattutto anche dal punto di vista mentale, come ci dice sempre Mario. Sarebbe sicuramente buono. Siamo venuti per esempio da un periodo negativo dove abbiamo affrontato Visnova, Florencia, Napoli, tutte di fila e quindi era difficile magari riprendersi. Invece l'abbiamo fatto col Civitavecchia e ci aspettiamo di farlo anche con l'Ancona. Una vittoria che ci orienterebbe verso il quarto posto. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Thomas Loré per essere stato in nostra compagnia. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Thomas, grazie mille. Ciao Andrea, grazie a tutti.